Oggi, come avete potuto già vedere, riguarda il cane Cooper, un maschio di cane corso di quasi 3 anni, un cane che presentava atteggiamenti aggressivi verso il genere umano, i cani e i felini, mentre le immagini mostrano ora come con me e mio figlio ha un eccezionale rapporto, possiamo dire anche d'amore. Però, come succede anche nel genere umano, il cane ti può amare ma non rispettare. Perché comunque si può stare in coppia con una persona e nel momento in cui la si tradisce non la si sta rispettando, perché la si ami. Mentre si può non amare una persona ma la si rispetta, perché è una persona che magari ci mette 2 piedi in una scarpa nel momento in cui la provochiamo. Questo succede anche con i cani. Lui aveva un altro atteggiamento indesiderato: mentre mangiava era impossibile stargli vicino, accarezzarlo o sfiorarlo. Questo secondo me è un atteggiamento che va ovviamente ridimensionato, anche perché io non devo essere come i proprietari, limitati nel muoversi in casa, perché passando vicino alla sua ciotola magari questo pensa che la voglia portare via e mi attacca, creandoci anche dei grandissimi danni, no? Perché comunque stiamo parlando anche di un cane di 60 kg circa. Non solo, io devo essere anche libero qualora il cane anche per strada raccolga del cibo indesiderato, di aprirgli la bocca e portarglielo via, perché potrebbe essere sia cibo avvelenato piuttosto che anche qualcosa che può far male al cane. Di conseguenza io non posso essere limitato da questo punto di vista col mio soggetto. So che questo per alcuni sarà motivo di polemica, però la mia filosofia è che comunque io devo saper gestire il cane in tutte le situazioni. Una di queste è appunto anche il cibo. Ricordiamoci una cosa, che i cani che provocano danni letali sono quelli che poi finiscono o soppressi o abbandonati o quant'altro, perché comunque tutti fanno della morale spicciola, ma nella realtà dei fatti non si parla mai del vero problema, che il cane è quello che paga a pegno maggiore. E a fine video potrete vedere come io comunque posso avvicinarmi al cane in maniera totalmente serena e tranquilla. È un risultato ottenuto ovviamente dopo mesi di lavorazione. E tutto nel rispetto al cane, perché non si vedrà nel cane nessun tipo di chiusura, di schiacciamento nei miei confronti, anche quando mi avvicino, prendo la ciotola, glielo imbocco e quant'altro. E questo fa sì appunto che abbia stabilito con lui una posizione di equilibrio. Signori, quindi, cosa Giovanni? Io lo chiamo Giovanni, perdonatemi. Vi auguro una buona visione. Ciao ciao! Giova! Dai, andiamo! Andiamo! Ok, blocca!
Come on.